sono Anna, vengo da Romania, ci lavoro qui da 3 anni, sono contenta per il mio lavoro, mi trovo molto bene e le ringraziamo agli italiani perché ne ha dato questa possibilità, se facciamo una presentazione dalla mia città, perché è una bella città, anche un bel paese Romania. La mia città è una città portuale, una città turistica. Costanza, c'è una grande città sul Mar Nero, si fa negozi, sono porte aperte verso tutto il mondo. Vengono turisti da tutte le parti del mondo, perché da noi abbiamo tanti hotel, una perla turistica, diciamo così, dal Costanza verso Mamaia. Abbiamo tanti edifici importanti, più importante, abbiamo una grande università, abbiamo un museo archeologico, abbiamo un museo d'arte. In questa università si fa studi, vengo a studiare tanti ragazzi di tutto il mondo. Abbiamo in questa università la facoltà di storia, facoltà di matematica, economia, turistica, lettere, si fa anche lingua italiana da noi a Romania. Dopo abbiamo un grande aeroporto internazionale, la mia città, c'è aeroporto militare, abbiamo anche una base militare americana, da noi a Cogolniciano si dice, Costanza verso Cogolniciano. Una grande esposizione abbiamo dell'entrata e dell'uscita della città, abbiamo navi marittime grandi, bellissime, amplassate qui dell'entrata e dell'uscita della città. Turisti quando vengono vedo questa bellezza, c'è una bellezza rarissima. In tutte le quartiere della nostra città abbiamo chiese, abbiamo anche una bella chiesa, anche grande cattolica, Sant'Antonio. Per noi c'è una grande soddisfazione perché anche da noi da Costanza vivono anche cattolici e ortodossi. Abbiamo le scuole, ci ho dimenticato da dire, abbiamo università marittima, anche qui studia tanti ragazzi stranieri. Abbiamo tante scuole, abbiamo ristorante rumeno-italiano, con specifico rumeno-italiano, abbiamo licei, grandi licei, per esempio un grande liceo che si chiama Eminescu, suo nome viene da grande poeta Mihai Eminescu, conosciuto in tutto il mondo, ecco anche qui dall'Italia. Allora io vorrei fare una proposta per noi stranieri che vivremo qui. Sono tante famiglie con bimbi e questi bimbi vanno a scuola, fa la scuola italiana, fa lingua italiana, ma allora facciamo una proposta, doveva imparare anche la loro lingua, si può fare lingua rumena, storia dal loro paese, geografia dal loro paese. Questo è importante per loro perché dopo 3, 4, 5, 10 anni si torna al loro paese, non lo sa parlare rumena, non lo sa la storia del loro paese, non lo sa niente. Questo è un buon lavoro che si può fare qui, la scuola. E diciamo, sono contenta, sono venuta qui, sono fortunata perché ci ho trovato un lavoro, lavoro qui da sempre, come ha detto prima, da 3 anni. Mi trovo bene, voglio parlare un po' rumena. Salut tutti stranieri, in special costanzeni mei care si află aici în Grosseto. Mulțumim Asociației Română-Italiană că ne-a dat posibilitatea. Asociația Ora Unirii, pe questa tema Città de Ognuno, Città per Tutti. E ringraziamo tanto a queste persone che sono importanti, ne-a dat questa posibilità. Oggi ho dimenticato qualcosa, vorrei fare una proposta più importante, vogliamo che si può fare un centro culturale per manifestazione della nostra tradizione, dal nostro paese, dalla nostra città e tante altre cose. Ecco, vă salut pe toți și vă urez spor la muncă, români!